Va bene, Eric, grazie. Se scopri qualcos'altro, fammi sapere. Sì, va bene. Microspia GPS attivata. Bene. Eric mi ha detto che Holgate lavora per un'unità speciale che contrasta la tratta di esseri umani. E se Holgate fosse estraneo ai fatti? Beh, me lo auguro per lui. Trovarsi contro Sam non è il massimo. Ne so qualcosa io. Che vuoi dire? Pare che non gli stia mai bene niente di quello che faccio. Sam è molto esigente con se stesso e pretende dagli altri il massimo del rendimento. Non è cattivo. È dura essere l'ultimo arrivato. E allora io che dovrei dire? All'inizio ero quella che doveva infilarsi nei condotti da reazione solo perché ero la più minuta. E quando ti capiterà mai di dover stare in bikini durante una missione? Prova a nascondere la pistola nel tanga. Ah, d'accordo. Anche questo non è facile, no? No. In ogni caso, per me non è più così. Insomma, quando dimostrerai di essere affidabile, vedrai che cambierà tutto. Sam ti dà il tormento in ufficio solo perché devi cavartela quando sarai sul campo. Anche se è sempre valida l'ipotesi che tu non gli piaccia. Oh, 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 occhio! Holgate si muove. No, Kenzie, non se ne va. Sì, ha un appuntamento. Sono lontani, mi avvicino per sentire che cosa dicono. Gli auricolari. Bene. Va tutto bene. Niente conclusioni affrettate, sarà solo una coincidenza. Meglio non correre rischi. Che vorresti fare? Non ci agitiamo. Ma teniamo gli occhi bene aperti. Forse ci stanno già sorvegliando. Ti sta fissando? Mi fissa con sospetto come se mi volesse mangiare con gli occhi. Qual è la differenza? Dipende da quanto mi guarda il sedere. Con sospetto, senza offesa. Dove sei ora? A casa! Ah sì, e come mai la tua auto è qui, bugiardo figlio di puttana? Come si chiama? Voglio scrivere il nome di quella vacca sulla fiancata della tua auto! Non mi telefonare. Se necessario ti contatto io. Rintracciamo il proprietario di quest'auto. Credo che ci toccherà rimborsarlo.